Credo che la forbice sia più ampia di quello che immaginavamo, ma la forbice nel manico la teniamo noi. Il ballottaggio è un'altra partita. Dimenticatevi Valduga che ha preso un voto su due. Dimenticatevi il centro-sinistra che ha intercettato il 48% quasi del voto. Quella è una realtà che non risponde alla volontà della città, e chiunque di voi giri la città, giri il paese, sa che non esiste un elettore su due che vuole Valduga sindaco. E noi il ballottaggio lo dobbiamo su questo. E guardate, io sono talmente convinto di questo che questi tasselli che in questi 10 giorni dopo il primo turno si sono addensati, si sono assommati nel nostro, davanti ai nostri occhi, mi dicono che la strada è proprio questa qua. La coalizione di Francesco Valduga era costruita, anche se adesso lui lo nega perché dice ma c'erano 5 candidati sindaco, non potevamo immaginare di passare al primo turno. No, la coalizione di Valduga è stata costruita per passare al primo turno, perché sapevano perfettamente che non avrebbe retto il colpo del ballottaggio. Voi sapete meglio di me che in questa coalizione c'è di tutto, ok? Molti dicono attenti ai fascisti, alle destre, ma quale destra? Ma quali fascisti? Che sono più zeppe le liste di Valduga di fascisti? Dove li vedete i fascisti? Allora io al dibattito fascisti e comunisti non partecipo, sapete perché? Perché è un dibattito povero che non guarda la città. E allora se io voglio dire qualcosa, non dico abbiate alla città, abbiate paura dei comunisti, perché è un atteggiamento sciocco, ozioso. Io alla città dico non votate il Partito Democratico che è uscito rafforzato dal primo turno, perché quello, non che rappresenta i comunisti, in parte è anche vero, ma è quello che ha distrutto la città, è quello che in 30 anni ha creato l'area commerciale. Bravo, di bene. E quando noi parliamo del centro storico e tutti i candidati sindaco si arrovellano su come dar vita a questo centro storico che è morto, che è chiuso e non serve chiuderlo la domenica per legge perché è già chiuso, quando tutti si interrogano su questo, dobbiamo dire che c'è una responsabilità politica precisa del centro-sinistra, del Partito Democratico, che ha sviluppato quell'area e che ha impoverito il centro storico. Questa è la verità. E il mostro di Viale Trento è colpa di Pier Giorgio Plotter, forse, eh? È colpa di Mara D'Azocchio, di Willy Angeli? È colpa mia che nemmeno c'erano neanche, eh? È colpa del PD, è colpa dei DS, è colpa, chiamateli come vi pare a voi, ma è colpa di quella cricca che ancora oggi, al di là di vincere o meno le prossime comunali, è ancora presente nei gangli vitali di questa città, ne controlla le istituzioni economiche, ne controlla le istituzioni sociali, controlla le istituzioni culturali. La missione che abbiamo noi non è quella di sostituire un'amministrazione o un'altra, è più ambiziosa, è quella di dare una svolta vera a questa città. Cambiamo un'amministrazione per cambiare la città, per andare a sostituire una classe dirigente che sotto traccia è quella che realmente governa ancora. I problemi grossi che ha la giunta Fugatti, al di là degli errori che tutti compiono, i problemi grossi che hanno loro, che non riescono a farci fare il giro in 2 anni dopo 30 di governo del centro-sinistra, è che tutti i centri di potere della provincia sono ancora tutti in mano al centro-sinistra. E allora se la giunta Fugatti qualche errore l'ha commesso o qualche mancanza ce l'ha avuta, lo si deve in gran parte anche a questo. Allora questa è una sfida più grande che sostituire Zambelli con Valduga. Questa è una sfida che, alla quale chiamo tutti i roveretani. Guardate, il 16% e mezzo di differenza non è una distanza insignificante. Personalmente pensavo che la forbice sarebbe stata un po' più stretta. Però senza i partiti, senza le liste, senza i candidati, e ne conosco tantissimi che hanno raccolto voti per Francesco Valduga e mi hanno detto, tantissimi hanno votato me perché mi conoscono, perché sono parenti, perché sono amici, perché sono presidente di un'associazione, ma non voterebbero mai Francesco Valduga al secondo turno. Valduga era forte sul primo turno e la sua partita se l'è giocata e l'ha persa. Io, noi, siamo forti al ballottaggio. Perché noi non abbiamo poteri forti
e non lo dico come provocazione, noi abbiamo solo i poteri deboli, noi non abbiamo poteri forti, abbiamo i poteri deboli. I poteri deboli che in realtà sono i più forti se ci credono, perché sono quei poteri che si incontrano per strada, sono le persone che provano un disagio, sono gli imprenditori che non ce la fanno ad andare avanti. Noi non abbiamo la rete, non abbiamo i tentacoli tramite i quali tenere assieme un consenso acquistato con pratiche amministrative opache, perché è quello che ricordava prima Tito. È un messaggio molto grave che si dà alla città, è molto grave dal punto di vista politico. È lecito, perché non hanno infranto neanche una legge, sia chiaro, non hanno infranto nessuna legge. Ma quando si vota l'assestamento di bilancio alla metà di luglio e quei fondi concordati con tutto il Consiglio Comunale erano disponibili già dal 16 di luglio, secondo voi perché una giunta deve deliberare il 15 di settembre, il martedì prima delle elezioni, di dare 80.000 euro ad alcune, neanche tutte, associazioni sportive? E poi vi chiedete come mai c'è un assessore che prende tanti voti, che fa una lista che è, se la chiamavano lista dello sport, facevano prima. Allora questo è un uso clientelare, parassitario, è la dimostrazione che il potere, questa giunta, è la dimostrazione che il potere, questa giunta, l'ha occupato, non l'ha esercitato a favore della città. Il potere non è una brutta cosa, dipende da come lo si usa. Loro lo hanno occupato e occupando il potere tentano di costruirsi una carriera per le prossime elezioni provinciali, che non è, guardate, solo la carriera del sindaco, è la carriera anche di qualche assessore comunale. E l'amministrazione come potrà lavorare in queste condizioni? Io vi assicuro che anzitutto non candiderò da nessuna parte se dovessi essere sindaco, e farò sindaco per 5 anni, il meglio che posso, con gli errori che compierò, con i limiti che ho come ognuno, ma starò 5 anni quotidianamente sulla città e chiederò anche ai miei assessori di fare altrettanto, perché la città non ha bisogno di persone che si costruiscono la carriera politica. O meglio, la carriera politica uno può anche costruirsela se prima dimostra di saper amministrare bene. E questo l'ho detto a Valduga, immagina il laboratorio politico. Rovereto non può essere escluso dallo scacchiere politico provinciale, deve avere un peso. Io gli ho risposto, hai perfettamente ragione, Rovereto deve avere un grande peso, ma il peso non lo si dichiara a parole. Il peso dipende da quanto un'amministrazione è in grado di lavorare bene per la sua comunità, e se è in grado di lavorare bene è giusto che abbia anche un peso politico sullo scacchiere provinciale. Allora, se penso a quello che diceva Mara, io credo che questa amministrazione si sopravvaluti parecchio. Un altro elemento che è uscito da queste urne è che ci troveremmo di fronte a un'amministrazione di centro-sinistra, o meglio di sinistra-centro, con un Partito Democratico per Futura e altre aree di sinistra che sono uscite rafforzate rispetto all'area civica che ha perso metà dei voti. Allora, quando la lista di un sindaco che porta il suo nome perde metà dei voti, vi chiedo, ha governato bene? Ma sono i suoi stessi elettori che dicono che non ha governato bene. Aveva quasi il 19%, questa volta è stato ridotto a poco più del 10. I suoi elettori hanno determinato questo crollo, non l'ha determinato la Lega, Fratelli d'Italia, Rinnoviamo Rovereto, Rilanciamo Rovereto o Andrea Zambelli. Spostarsi sul PD cosa significa? Significa, perché qualcuno potrà dirmi, ma anche tu hai la destra, i fascisti, i xenofobi, io non so dove li vedono, ma siccome non voglio far parte di questo dibattito, io non dico che si rafforzano i comunisti, come dicevo prima, si rafforza quell'area della città che è quella che, al di là del guardiamo al futuro, del fidiamoci di noi, del meglio non fidarci di noi, vi aggiungo, ma al di là io guardo la città, e se guardo la storia di questa città, quello è il partito che ne ha causato l'affossamento. Allora vi prego di riflettere su questo, non sul dibattito sciocco tra fascismo e xenofobia. Ah, a proposito, è fascista o non è fascista chiamare la celere per difendersi dai cittadini di Rovereto? È fascista o no? Certo che è fascista, perché se un sindaco per difendersi
non dagli anarchici, non da delinquenti o da piccoli criminali, ma per difendersi da cittadini onesti, da cittadini pacifici che protestano su un fatto che la giunta ha commesso, chiama nemmeno la polizia, la Celere, i reparti mobili della polizia. Ma stiamo scherzando? Per non parlare della xenofobia, lo sapete che l'unico, no, uno dei tanti, l'unico eletto della mia lista civica è un extracomunitario ed è il più votato. Allora capite, quando leggo queste battute, queste polemiche sui xenofobi, fascisti, razzisti, stiamo parlando di gente che vuole distrarre dai problemi veri della città. E i problemi veri, prima si parlava della Valdastico, è un'arma di distrazione di massa. È un'arma di distrazione di massa. Anzi, adesso, se avete un attimo di pazienza, vi leggo un documento. Riesco? Allora, abbiate un po' di pazienza, ma lo leggo tutto. È un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Rovereto, con la maggioranza in carica, del 27 dicembre 2017. E dice così, portate pazienza. È modificato a penna, è quello approvato e quello modificato. Premesso che il ministro Delrio, PD, se qualcuno non lo conosce, in visita nei giorni scorsi a Trento per parlare del potenziamento della linea del Brennero, ha dichiarato che la Valdastico si farà. Sulla mappa proiettata in sala sarebbe comparso un tratto di collegamento a sud di Trento non definito. Dato che l'uscita della Valdastico Rovereto darebbe le soluzioni ai problemi di viabilità che riguardano la Valsugana e fornirebbe altresì la possibilità di sviluppo per un'area a forte vocazione industriale e artigianale come quella di Rovereto della Bassa Vallagarina, oltre a fornire anche un elemento di collegamento con il lago di Garda e il Basso Sarca, si ricorda inoltre che quest'opera porterebbe a Rovereto un indiscutibile beneficio, ovvero la realizzazione della tanto attesa tangenziale. Constatato che quella della Valdastico è un'operazione storica e strategica per il Trentino e individuare la migliore soluzione per una crescita dell'economia trentina, tanto premesso si impegna il sindaco e la giunta comunale a richiedere alla provincia autonoma di Trento, qualora l'opera fosse veramente eseguita, di verificare attraverso un apposito studio la possibilità di realizzare l'uscita della Valdastico a Rovereto, valutando nel dettaglio l'impatto che questa opzione avrebbe sulla viabilità comunale e sullo sviluppo e la crescita della Vallagarina, del Basso Sarca e del Lago di Garda, a firma dei proponenti della Lega Nord, con l'aggiunta della firma di un certo Francesco Valduga. Allora, quando sento... Allora, quando sento questi novelli difensori del creato, come raccontava benissimo prima Marco, atteggiarsi con sprezzo nei confronti di chi cerca di vedere la questione in modo pragmatico, come era pragmatica questa posizione? Che semplicemente diceva, c'è una previsione? Vediamo se è fattibile, intanto pensiamoci, vediamo se l'assetto ambientale idrogeologico che preme a tutti, perché l'acqua di Spino la beviamo tutti, e nessuno penso che possa mettere in dubbio il fatto che il centrodestra preferirà bere dalla bottiglia dell'acqua guizza invece che dalla rubinetto, ecco, mi auguro bene che non siamo a questi livelli. Però mi dice come, per opportunismo, perché questo si chiama puro opportunismo, dove la città non c'entra nulla, uno cambia radicalmente posizione, schiacciandosi totalmente su posizioni che non sono sue, per non parlare poi del PD. Qua ricordavamo la posizione del ministro allora Delrio, che concordò l'opera a livello europeo sotto la presidenza di Ugo Rossi. Nel recente decreto sblocca cantieri di luglio, la ministra delle infrastrutture del PD, onorevole Micheli, ha inserito la Valdastico tra le infrastrutture essenziali, prevedendone il finanziamento, ricordo anche l'importo, per 1.031 milioni di euro. E allora di cosa stiamo parlando? Che sia sindaco Valduga o Zambelli, queste sono scelte sovraordinate. È chiaro che nel mio caso, se la popolazione su un referendum sul quale mi sono già impegnato dicesse al comune noi non la vogliamo,
Io farò tutto il possibile per rappresentare in ogni sede, anche accompagnando il popolo si manifesta, a rappresentare la posizione di contrarietà del comune. Però bisogna anche essere seri e non raccontar balle alla gente. Questa è una scelta sovraordinata. Qualcuno può fare tutti i video che vuole in Valarsa, o Zambelli può fare altrettanto, ma bisogna dire la verità alle persone. A noi ci accusano di essere populisti, ma cosa c'è di peggiore di un populismo che alimenta le paure, che alimenta la menzogna, che fomenta le tensioni tra la popolazione? Io non mi sono accodato a questo populismo che usa il centrosinistra. Io ho cercato di guardare le persone, di fare un ragionamento serio, perché poteva essere semplice anche per me dire no alla Valdastico, se ci sarà Zambelli mi opporrò fisicamente. Ma so che non è possibile questo, non è semplice, perché è una infrastruttura sovraordinata anche alla provincia stessa e concordata in sede europea. Devo prendere in giro le persone? Eh? Avreste preferito che vi prendessi in giro? Non è onesto. Per me non è onesto. Per qualcun altro l'onestà intellettuale, politica viene dopo l'opportunismo. E io spero che la gente non premi queste persone e sono sicuro che ha la maturità per non farlo. Ma dopo di tutto questo dibattito sulla realtà, voi pensate che i problemi verranno risolti? Perché molto probabilmente ci troviamo a che fare con un'opera di cui si parla almeno da 50 anni, anche di più, dagli anni 60. Prima la Pirubì, poi la Valdastico. E se volete un'opinione personale, io credo che ancora a lungo sarà destinato questo dibattito ad alimentare le polemiche politiche, al di là della futura amministrazione. Non si farà, ma questa è un'opinione personale. La Valdastico non si farà, però i problemi rimangono sul tappeto. La polemica si fa per coprire l'incapacità del centrosinistra di dare una traiettoria a questa città. Perché in tema di grandi scelte infrastrutturali su cui noi, lo ricordava giustamente Willy, su cui noi siamo uniti e compatti, dalla mia lista fino a Fratelli d'Italia, sono i temi che stanno a cuore a tutti. Le scelte sulla viabilità, le scelte sulle residenze socio-assistenziali, le scelte sul liceo De Pero, le scelte sul polo 06 anni di Sacco, tanto per citare i primi 3-4 che mi vengono in mente. Ma voi sapete da chi è fatta questa coalizione nel caso in cui dovesse amministrare la città? È fatta da chi voleva una cosa e da chi per 5 anni voleva esattamente il contrario. Pensate alla Vannetti e alla terza RSA. I civici volevano e vogliono ristrutturare la Vannetti, il PD totalmente contrario alla ristrutturazione della Vannetti, uguale per la viabilità, i civici puntavano alla tangenziale ovest, il PD alla secante e avanti di questo passo. Quindi facciamo un gran parlare di una cosa che non succederà, quando non parliamo dei problemi veri della città di Rovereto, che se andiamo avanti così saranno destinati a rimanere immutati nelle sabbie mobili per altri 5 anni, se va bene. Dico se va bene perché se voi avete osservato, e lo sento da tutti, la grande assenza dell'amministrazione sulla città, sarà un'assenza che vi troverete moltiplicata nei prossimi anni. Io quando dico che Rovereto ha bisogno, al di là della Lega, del PD, del centrodestra, del centrosinistra, ha bisogno di un'amministrazione presente, mi riferisco al fatto che già nella crisi industriale del commercio, che non serve aggiungere altro sulla città, ed era una crisi presente anche a gennaio, anche a febbraio, amplificata da una crisi sanitaria che adesso inizia a essere anche economica e sociale, lo ricordava poco fa anche l'assessore Spinelli, credo che la città meriti, abbia il diritto di chiedere un'amministrazione comunale che starà qua per 5 anni a lavorare pensando solo e esclusivamente alla città. E noi sappiamo perfettamente che l'accordo politico tra civici e Partito Democratico è che il giorno dopo che è sindaco Francesco Valduga sa di essere il candidato presidente alla provincia di Trento nel 2023. Questo non il centrodestra, la Lega, Fratelli d'Italia, che è anche lo stesso. Questo non se lo può permettere la città. La città non si può permettere di fare una traversata nel deserto con un'amministrazione che non c'è. O peggio ancora, con un'amministrazione che non c'è perché una parte pensa a Trento, e con quella che c'è che si rifà al PD, che è il partito che ha affossato la città in questi 30 anni.
Questo è un rischio che Rovereto non si può permettere e che Rovereto non si merita. Tra gli altri problemi di cui non parla nessuno, c'è anche, lo ricordavo un attimo fa, l'emergenza sociale. Io continuo a ribatterlo, ma vedo che sono paradossalmente, tra tutti i candidati sindaco, quello che ha la maggiore preoccupazione per le derive sociali di questa crisi. Quando dico che vogliamo dare ascolto a tutti, che vogliamo dare la voce a chi la voce non ce l'ha e che non rappresenta un potere forte, perché quelli sono già ben rappresentati dall'amministrazione uscente, mi riferisco proprio a questo. Guardate, proprio oggi ho incontrato un'associazione, di cui non faccio il nome, che mi dice che quotidianamente distribuisce generi alimentari freschi a 50-60 famiglie roveretane, di cui metà proprio roveretane. Allora, oggi questo è tutti i giorni, no? Una volta al mese, una volta alla settimana, tutti i giorni, 50-60 famiglie di Rovereto vengono assistite da questa associazione benemerita, perché loro non ce la fanno a mettere insieme il pranzo con la cena. Allora capite che quando uno mi parla dell'amenità della Valarsa, che è bellissima, ma non si occupa di queste idee, è una persona che, costruendo sulle menzogne che vi ho detto prima, ma è una persona che ha a cuore la città. Guardate, gli errori li compiono chiunque, lei ha compiuti la giunta Valduga, li farà l'eventuale giunta Zambelli, ma quello che manca è quell'afflato, quella voglia, quella passione che ti fa servire la città e che ti allontana dalla tentazione di servirti della città. Perché quando un sindaco si propone alla città dicendo mai col PD, 2 anni fa, non 15 anni fa, noi non siamo nel centro-sinistra, 1 anno fa mai col PD col simbolo. Ora tutti no, tutti mai si sono puntualmente verificati al contrario. Allora loro dicono fidatevi di noi. Voi fateci veramente un pensiero se vale la pena di fidarsi di loro, e per farlo lasciate stare anche la mia campagna elettorale di adesso, tutto quello che ho detto, tutto quello che abbiamo detto noi, lasciateci stare, perché magari potreste anche giustamente non crederci, ma semplicemente con un po' di onestà e con un po' di mente locale giratevi indietro e ripensate alla storia amministrativa di questa città in questi 5 anni, perché se uno è autenticamente convinto che questa amministrazione ha lavorato bene, che ha fatto scelte importanti, che la prospettiva nella quale si è inserita con un'alleanza stretta col Partito Democratico è una scelta che vale per la città, io dico ha ragione a votarli. Ma io credo che dentro il cuore di ognuno di voi, se uno si guarda indietro senza i condizionamenti della campagna elettorale, questo non lo potrà mai dire. Io vi ringrazio, vi chiedo l'ultimo sforzo, guardate che è importante, noi ci crediamo. Che siano 16 punti, 10, 8, 12, non cambia nulla. Noi ci crediamo perché siamo convinti che, che la rappresentazione di una città dove un cittadino su 2 voti Francesca Valduga è una rappresentazione falsata. Falsata dalla presenza incombente di questa amministrazione che ha messo i gangli e i tentacoli fin dentro gli antri più nascosti di ogni associazione della città. Ma al secondo turno tutto questo non ci sarà più. Bravo. Sarà solo la domanda, o Francesco Valduga e il mobilismo, o Andrea Zambelli e forse una speranza per il futuro. Grazie. Bravo. Bravo.